No, stanno tutti là tutti i giocatori, là. Tutti la casa là e di là. Ma sembra pure bene, perché la maggior parte di loro alla fine c'è una famiglia. Guarda, anzi. Namo muovi da battere questa munizione, ancora. Lasciami per. Namo dai! Ok, così è tre laziani. Laziani. Ma di brutto proprio. Ah, già hai notato. Okay, sì, la sensibilità spiccata proprio. Cosa ti pare? Ci giochiamo la treccenne, no? E lui ha detto una squadretta Lazio. Che hai detto? Ha detto che una squadra. Ma l'hanno sentito. Beh, la Roma ieri ha fatto un partitone. Guarda questo che si è inventato. La Roma ha fatto un partitone ieri. No, a parte tu. E tu sei stato un ex da Roma. Ha lottato. Possiamo cambiare canale? Mettiamo il Milan, perché insomma non possiamo avere questo scambio. Oh, che metti al Milan? Oh, sta bene la Lazio, metti no, Milan. Sta scherzando. No, sei signore, io non sapevo. No, io sono arrivato che c'era la Lazio, mo me ne dà la Lazio. Sì. Magari dopo il secondo gol del Werder Brema, cioè, no. Andiamo su. Fa pure lo spirito. Ma che sta attesa? Mi sa pia per come sa pia? C'ho la scheda del calcio scommesso XX, parziale X finale X. Sono chiari, però io mi sa che lo so. Ma di che? L'ho conosciuto. Però attacca. Roma, quello con chiari là. La Juventus. Eh? Quello. Defante. La Lazio è una squadra. Ma la fascia conosciuta quella. Quello l'ho vista da qualche parte. Se... Però guardate, se non guarda. No, c'è quella, c'è una faccia conosciuta. L'altra mattina ho pizzicagnolo. Quando sono scesa sotto, no? A fare spesa. Assomiglia al macellaio. No, al cugino del macellaio. Questo due coatti, non avete capito, lasciate, non sta confidenza. Sono? Lasciate. Locale mio, non c'ho voglia di litigare. Tu dici, ma il figlio del titolare, Eusebio Di Francesco. E chi è? Un ex giocatore della Roma. Giocatore della Roma. Eusebio. Nazionale pure. Mortaccio. Di Francesco. Hai capito perché ti prendevano in giro? No, ho capito perché c'ho. Mi sta avvenendo una cosa. L'orticaio ti sta venendo. Ma te meriti di dirigente da Roma? Sì. Io stavo in Curva Nord quando abbiamo preso qui 4 picchi nel 99. Sì, cioè. E voi vi divertivate la sotto a giocare? Abbiamo preso pure noi. Si prende e si danno. Ancora. Ah, visto. Te macinavi su qua la fascia. Guardi, secondo me fra un vabbè, po' vabbè. Non ci starebbe male. C'ho pure uno da Roma qua, Lazio sta a perdere, porca miseria. Beh, dai, mo vediti la partita della Lazio, dai, stai tranquillo. Se no cambiamo canale, non ci sta problema. Cambi canale, te ne vai in un altro ristorante se vuoi vedere un'altra partita, no? Ho capito. Cosa che so? Ma c'ho uno da Roma qua, ma che. Io so della Juve. Mi porta pure sfiga. Pure Juventino, Potrei andare a portare, no? Sono da Roma. Ecco perché mi hanno preso. Ma che problema c'è, scusi? Che sono dalla Lazio. Ma pensa a ma mangia. Ma te posso vedere. Devi cambiare ristorante se mi puoi vedere. Non vi preoccupate che ho combinato una tamburina. Oh, io pago, vado a dove vado. Io pago. Sì, ma qual è il tuo problema? Maria. Ma sta tranquillo. Ma chi ti ha detto niente? No, ma ti ha detto qualcosa? Ma io a te ti ho detto qualcosa? Che tu mi stai dicendo? Allora, mia moglie ti sta a guardare 3 ore. A me. Ti stai a guardare. A me. Questa sono tutte conosciute. Vabbè, se tu sei conosciuto. La lasci a casa. Ve l'ho detto prima. Mi scusasse però grazie mo magna e state tranquillo, ma che magna state tranquillo, mettiamo da l'ha messo per mi diceva un altro ristorante come se non pagassi, mamma mia di questo, ma da dove viene? Torniamo alla nostra torna alla tua conversazione che forse è meglio, va. Almeno parlate di qualcosa di concreto. Senti quanto è buono questo. Ma non voglio, lasciami vedere. Già sentite cosa ho giocato da Roma. Ho detto di stare zitto. Ho detto all'inizio. Io posso stare qua a sentire questo qua a casa mia che mi piace. No, infatti no, su questo. Non esiste al mondo. Ne sta piangiro, va a mangiare un altro ristorante. Come se sto ristorante è il suo. Guarda che faccio l'espressivo. Tutti i tifosi da Lazio, mi sembra. Qua ma che mi sta attaccando? Sbrigate, dai! Ah bello, mi sta attaccando?
Ma no, era una valutazione asettica della, della cosa. Sì. Ma parla come magna, asettica. Ma non vedi questo? Mamma mia. Asettica. 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 Sappia per il giocatore da Roma, via lì. A squadra, noi ce ne andiamo a squadra dei fenomeni. Cioè io me ne vado, io mi alzo e me ne vado, ho messo pure il vestito stasera, mi sono messo pure la collanetta, lo stivaletto rosso. Il pupone, da Wind è passato a tre, hai visto? Quando gli avevamo fatto quei tre pene l'altra volta. Sì, sì, guarda, sì. E allora? Io allora che? Allora che problema c'hai? Lo tolgo, il problema è che il problema è che hai giocato con la Roma, il problema è e nella tua vita esiste solo il calcio. Purtroppo nella tua vita sì. La vita tua pure è esistito. No, non ti preoccupare, la vita mia so come gestirla, non faccio come te. Sta tranquillo. Pensa a te stesso e non ti sto dicendo niente. E impara l'educazione. No, ma questa la guarda bello, io sono più educato di te. Tu sei tu, pensi di essere più educato. Sono educato. Pensi, lascia perdere ancora sto calcio. Se non avevi messi ragionati, ancora parli di. Ma dove? Io parlo di uomini. Hanno pagato questo mondo e quell'altro, lascia perdere calcio. Si parla di uomini, si parla, capito? De uomini. Bravo. Vabbè, parla. Che uomo sei? Che uomo? Volevo parlare. Se parla solo di calcio, di Lazio, di quello e di quell'altro, offende gli altri. Ma fino a due minuti fa volevi vedere Milan, volevi vedere. Ma chi? Ma chi voleva? Ma chi ti ha detto niente? Ma mi hai sentito parlare a me che voglio del Milan? Ma tu hai sentito me dire una cosa del genere? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? A te proprio che non ti sento. Sai che non ho sentito, non ti sento proprio. Ma nemmeno ti sento a te. Dai, basta primo, che ti stai primo, zitto. Basta, dai. Oh, va, Ciccio, state chiaro, ma dai, lascia stare. Dai, mo, altrimenti dopo. Cioè, sono venuto qua per mangiare tranquillo, lo senti questo. Ma io pure sono venuto a mangiare. No, tu non sei venuto a mangiare tranquillo, perché a te non ti ho detto. Che c'è sta vita e manco venivo. Ah, bravo, sei sempre in tempo ad andare. Ma infatti. Sei sempre in tempo. Continua a vedere. Se però ma basta, è pure. Ma vuoi accompagnare a te? Ma vuoi accompagnare? Scusa, ma ho detto qualcosa. Basta. Ho detto qualcosa. Calma, non ti preoccupare. Me vuoi accompagnare a te? Che so? Me vuoi accompagnare a te? Dove andare? Vuoi venire con me? No, vieni con me. Devo andare insieme. Ma accompagni te. Io e te, dai. No, vuoi andare? Devo parlare tranquillamente. Vuoi andare fuori con me? Che te crede che sono una vittima? Che sono una vittima, te credi? Una vittima? Stai a fare la vittima? Ma vuoi andare fuori? Aspetta. Vuoi andare fuori con me? Non c'è problema, potremmo andare a parlare. Andiamo, dai. No, fermi. Che problema ci hai io? Tesoro, ma dove vai, tesoro? Non vedi, non vedi che è più giovane? Te credi che sono vittima? Più giovane, dove vai? Dove vai? Assettate! Assettate! Parliamo qua! Parliamo qua! Chi è qua io? A tu! Senti, tesoro! Fra che mandacchio, va fuori, va! Va fuori, va! Ah, oh, lasciami bene! Lascia... So io una vittima, poi io una vittima. Lascia, ma cosa stai mangiando? Stai scherzando, a casa mia, a casa mia mi devo sentire insultare così. Mi devo sentire insultare così. Io non sono una vittima, sei te una vittima. Ah Maria, arriva dalla Comomilla, Maria. Sei una vittima di Camera Smile. Sei su Camera Smile. Eusebio di Placento, Camera Smile. Non lo sentire, non lo sentire. Perché dico mi passa, vedete come mi passa. E ce l'avevo qua. Come pizzicagnolo. No, mi sembrava più carino.